Bene, buongiorno a tutti. Continuiamo la discussione riguardante l'energia, uno dei concetti principali in tutti gli ambiti scientifici. Noi lo vediamo nell'area dove viene definito, cioè nella meccanica. La volta scorsa abbiamo introdotto il tema e abbiamo visto il concetto di lavoro. Il lavoro è una grandezza scalare e viene definito in questo modo. Il lavoro svolto da una forza, attenzione, qui aggiungo la parola costante, su un corpo che si sposta di un certo tratto, rappresentato da questo vettore D, è il prodotto scalare tra il vettore forza e il vettore spostamento. E come dicevo prima, se per ipotesi il vettore forza non cambia durante il moto. Come si calcola il prodotto scalare? Non lo dice la parola stessa, il risultato è uno scalare, cioè una grandezza che non ha né direzione né verso, ma ha il suo segno, algebricamente. È ottenuto in questo modo, è il prodotto tra l'intensità del vettore forza, quindi una grandezza per definizione positiva, quanto è lungo il vettore forza, per l'intensità del vettore spostamento, di quanti metri è lo spostamento, per il coseno dell'angolo tra i due vettori. Ciò che conferisce il segno al lavoro è quest'ultima parte, il coseno dell'angolo. Se l'angolo è tra 0 e 90 gradi, il segno è positivo. Se l'angolo è tra 90 e 180, il coseno è negativo, quindi il lavoro è negativo. Okay? Posso anche vederlo come prodotto tra la componente della forza parallela allo spostamento per lo spostamento stesso. Poi ho messo alcuni esempi. La caratteristica principale ma vediamo anche questo prima, scusate. Possiamo vedere questa definizione anche dal punto di vista grafico, possiamo dare, ripeto, un'interpretazione grafica alla grandezza fisica al lavoro. Se traccio il grafico nel piano cartesiano che collega il valore della forza, meglio ancora, della componente della forza parallela allo spostamento in funzione dello spostamento, se la forza è costante, il grafico viene rappresentato da un segmento orizzontale. Il prodotto F coseno θ, cioè forza parallela per spostamento, viene geometricamente rappresentato dalla quantità che è l'area che sta sotto il grafico della forza. E questo vale sia che la forza sia costante, sia che la forza non lo sia. Chiaramente quello che cambia sono le tecniche necessarie a calcolare l'area. Però l'area è sempre interpretabile in termini di lavoro svolto dalla forza. Se la forza non è costante, la calcolo sempre, il lavoro posso calcolare sempre come l'area, ma la definizione di lavoro assume una caratteristica di tipo leggermente diverso, leggermente, insomma, parecchio diversa. Non è più una definizione che fa appello all'algebra, ma la definizione fa appello a grandezze infinitesime, cioè si usano dei differenziali che, se avremo fortuna, vediamo nel corso di matematica, se abbiamo tempo per farlo, probabilmente sì. Forse, anzi senza forse, la proprietà più importante del lavoro, salto la derivazione perché l'abbiamo vista la volta scorsa, è questa, il teorema dell'energia cinetica. E la forza di questo teorema è il fatto che, anche se abbiamo ottenuto nell'ipotesi che la forza sia costante durante il moto, in realtà il teorema vale comunque, anche se la forza è variabile. Da qui deriva la sua utilità. Quindi, qualunque forza agisca su un corpo che si sposta, il lavoro svolto dalla forza su quell'oggetto può sempre essere calcolato come la variazione di questa quantità, un mezzo della massa dell'oggetto per la sua velocità al quadrato. Questa grandezza prende il nome di energia cinetica. Quindi, teorema dell'energia cinetica, il lavoro vale la variazione di energia cinetica dopo che la forza ha agito, meno il valore prima che la forza agisca. Per darvi un'idea, questo teorema vale anche in un contesto relativistico.
anche all'interno della teoria della relatività vale sotto teorema, cioè supera i limiti della meccanica classica. Ok? Da qui la definizione di lavoro più generale. Il lavoro è, anzi scusate, di energia. L'energia di un corpo è la capacità di quell'oggetto, di quel corpo, di svolgere lavoro. Questa definizione non è limitata alla sola energia cinetica, che è l'unico tipo di energia che abbiamo visto fino adesso, ma vale per qualunque tipo di energia. Ok? Fin qua, tutto questo l'avevamo già visto, giusto? Domande? Volevo Perfetto. sapere l'ultima cosa che hai detto. Prego. L'ultima definizione. Il teorema dell'energia cinetica motiva e è alla base della definizione del concetto di energia, molto generale, non solo limitato all'energia cinetica. Si intende per energia di un oggetto la una misura della possibilità che quell'oggetto ha di compiere o di svolgere lavoro. Esercizi. Cominciamo con uno molto semplice. Immaginate di avere questa pista giocattolo con un'automobilina che ha una massa di 100 grammi. È opportuno trasformare la massa in chilogrammi, quindi 0,1 kg. In un certo istante si sta muovendo con una velocità di 2 metri al secondo, intensità della velocità. Quanto vale la sua energia cinetica? Un esercizio che è più terra a terra non si può, perché richiede solo di applicare la definizione di energia cinetica. Un mezzo della massa dell'automobilina per la sua velocità al quadrato. Quindi abbiamo messo un mezzo di la massa 100 grammi, quindi 0,1 kg, per la velocità 2 metri al secondo, tutto al quadrato. 2 al quadrato fa 4, 4 diviso 2 è 2 per 0,1, 0,2 joule. Unità di misura del lavoro e anche dell'energia cinetica è questa unità joule che si indica con la J maiuscola. Un joule corrisponde a un lavoro svolto da una forza di 1 newton per uno spostamento di 1 metro, per dire. Ok? Passiamo, domande sul esercizio precedente, si trattava solo di applicare la definizione di energia cinetica. Vediamo questo invece. Nel corso di una gara su pista, un ciclista passa, cioè cambia velocità, accelera, passa da 10 km orari a 30 km orari nel corso del suo allenamento, della sua gara. La massa complessiva ciclista più bicicletta è di 85 kg. Qual è il lavoro svolto, in questo caso dai muscoli del ciclista, nel corso per realizzare questo cambiamento, per passare da 10 a 30 km orari? Vi lascio 3-4 minuti, metto in pausa e poi riprendiamo. Bene, vediamo come si risolve questo esercizio. La prima cosa da fare è adeguare l'unità di misura, ovviamente. La massa è già in chilogrammi, qui non c'è problema, ma la velocità va trasformata in metri al secondo. Perché per avere l'energia in joule, il lavoro in joule, è necessario che la massa sia in chilogrammi e la velocità sia in metri al secondo. Quindi è sufficiente dividere per 3,6. E poi applico il teorema dell'energia cinetica. Quindi calcolo l'energia cinetica iniziale, prima che la velocità cambi, di un mezzo della massa ciclista più bicicletta per la velocità iniziale al quadrato, quindi un mezzo di 85 kg per 10 metri al secondo, 10 km diviso 3,6 viene
327,9 328 approssimando Joule. Questa è un'energia cinetica iniziale. Quella finale, quando ha raggiunto i 30 km orari, vale analogamente 1/2 per 85 per 30 diviso 3,6 metri al secondo tutto al quadrato. 2951,39 Joule. Il lavoro svolto dalla, in questo caso, muscolatura del ciclista è la differenza tra questi due valori per me dell'energia cinetica. Quindi sottraggo dall'energia cinetica finale quella iniziale e ottengo 2623,457 Joule. Questo è il lavoro svolto. Dimmi. Utilizzare anche, che secondo me è la stessa cosa, la formula 1/2 per la massa per la velocità finale al quadrato meno 1/2 per la massa per la velocità iniziale al quadrato. È quello che abbiamo fatto. Ok, però io l'ho fatto in una formula. Non c'è problema. Ci sono domande? Molto bene. Un'osservazione molto importante. Questo esempio vi illustra per quale motivo nella definizione di lavoro viene inserito il coseno dell'angolo tra forza e spostamento. Ricordate sicuramente il moto circolare uniforme, che è un moto dove la traiettoria dell'oggetto è una circonferenza o parte della circonferenza, la velocità, che è un vettore istantaneo, che è un vettore sempre tangente alla traiettoria, in questo caso quindi è un vettore sempre tangente alla circonferenza. La velocità non è altro che spostamento diviso tempo, quindi velocità e spostamento istantaneo sono paralleli, e perpendicolare alla velocità c'è il vettore accelerazione centripeta, che è diretto sempre verso il centro della circonferenza. Perché ci interessa questo caso? Beh, perché qui abbiamo un esempio in cui ho un oggetto che si sposta lungo la circonferenza, è soggetto a una forza, la forza centripeta, ma dato che la velocità non cambia di lunghezza, il suo modulo rimane costante, l'energia cinetica durante il moto circolare non cambia. Quindi qui ho un corpo soggetto all'azione di una forza, non nulla, che si sposta, ma che non subisce lavoro. Le tre cose vanno d'accordo perché? Perché il lavoro svolto dalla forza centripeta è sempre nullo, dato il fatto che anche se la forza non è zero, anche se lo spostamento non è zero, è zero il coseno dell'angolo, perché l'angolo tra forza e spostamento, quindi tra accelerazione e velocità istantanea, è sempre 90 gradi. Quindi inserire il valore del coseno dell'angolo nella definizione di prodotto scalare e quindi nella definizione di lavoro è cruciale per poter interpretare situazioni come questa. Cioè situazioni nelle quali ho forza non nulla, spostamento non nullo, ma il lavoro è zero, perché forza e spostamento sono perpendicolari. Qui si usa il teorema dell'energia cinetica, mi dice che qualunque coppia di punti io consideri lungo la circonferenza, il lavoro svolto dal primo punto al secondo è sempre zero, perché l'energia cinetica in tutti i punti del moto è sempre la stessa, visto che V quadro non cambia mai. Se il moto, attenzione, è circolare uniforme, se il moto è circolare accelerato, la cosa cambia. Ma in quel caso ho una componente dell'accelerazione anche parallela alla velocità, cioè un'accelerazione tangenziale. Però, ripeto, non è il caso del moto circolare uniforme. Ok? Quindi, per esempio, la domanda: la forza che agisce su un corpo in moto produce sempre lavoro? La risposta è no. Dipende da come sono orientate forza e spostamento.
Se la forza dello spostamento, entrambe non nulle, sono tra di loro perpendicolari, il lavoro è zero. Ok? È tutto chiaro? Un'altra grandezza importante è il tempo impiegato per svolgere il lavoro. Chiaramente io posso, che ne so, spostare una cassa sul pavimento, posso metterci 5 secondi, posso metterci 5 ore. È chiaro che il lavoro che svolgo è lo stesso, ma se lo svolgo in un tempo più breve si dice che ho sviluppato una potenza maggiore. Per potenza si intende il rapporto tra il lavoro svolto diviso il tempo impiegato per svolgerlo. La grandezza si chiama potenza. Vediamo questo esempio. Immaginate una strada, una statale, un'auto che viaggia sulla statale, la massa dell'auto a pieno carico 1500 kg, una tonnellata e mezza. Viaggia inizialmente a una velocità di 30 km orari, quindi molto simile, probabilmente simile al ciclista di prima. Poi per un certo tratto accelera e raggiunge una velocità di 50 km orari. Calcoliamo qual è il lavoro svolto dal motore dell'auto per accelerarla. Anche in questo caso trasformiamo la velocità in metri al secondo e utilizziamo il teorema dell'energia cinetica. Il lavoro svolto dal motore non è altro che la differenza tra l'energia cinetica finale, quella che compete a 50 km orari, meno quella iniziale, quello che aveva quando si muoveva a 30 km orari. E quindi, facendo la differenza, ottengo circa 92.592 joule. Questo è il lavoro svolto dal motore dell'auto per accelerare la macchina da 30 a 50 km orari. Ok? Immaginate che questo passaggio di velocità avvenga in un tempo di 60 secondi, un minuto. Il lavoro che svolge il motore dell'auto richiede un tempo di un minuto. Qual è la potenza sviluppata dal motore? Quindi ripeto. L'auto passa da 30 km orari a 50 km orari. Questa accelerazione richiede un tempo di 60 secondi, un minuto. La massa dell'auto 1500 kg, calcolo il lavoro svolto dal motore e lo divido per il tempo impiegato per svolgere questo lavoro. Quindi prendo i 92.592 joule, lavoro sviluppato dal motore, diviso 60 secondi e ottengo 1543,2 joule fratto secondi. Questa grandezza fisica, lavoro o energia diviso tempo, prende il nome di watt, o watt se volete pronunciarlo all'inglese. Unità di misura della potenza, energia diviso tempo, quindi joule fratto secondi, un watt. Se un qualsiasi dispositivo sviluppa un lavoro di un joule in un secondo, si dice che ha una potenza di un watt. È un dato che leggete su tutti gli elettrodomestici. Prendete, che ne so, un asciugacapelli, c'è scritto che ha una potenza di, che ne so, diversi kilowatt. 800 watt d'opera, quindi significa che in un secondo ha bisogno per funzionare di un'energia di 800 joule. Il kilowatt ovviamente sono migliaia di watt, quindi migliaia di joule al secondo. Ok? La potenza di un elettrodomestico è l'energia di cui ha bisogno in un secondo per poter funzionare. Altro esempio importante, immaginiamo la potenza istantanea. Se
Riprendiamo la definizione di potenza, quindi indicata dalla lettera P, come lavoro svolto diviso tempo impiegato per svolgerlo. Allora ricordiamo che il lavoro, immaginando che la forza sia costante, è il prodotto scalare tra forza e spostamento. Ma possiamo considerare unitamente le grandezze spostamento delta x, che è un vettore, diviso delta t, che è uno scalare. Delta x su delta t è la velocità. Quindi la potenza posso sempre pensarla come il prodotto tra forza e velocità. Ok? Se, questo vale anche se la forza è variabile, se la velocità è variabile. Potenza istantanea è forza in un dato istante per velocità in quell'istante. Quella è la potenza sviluppata in quel preciso istante. E si misura sempre in watt, joule fratto secondo. Andiamo oltre. Esercizio. Immaginate un aeroplano che sta volando e il motore dell'aeroplano sviluppa 150 kW, chilo migliaia di. Sapendo che nelle condizioni nelle quali sta volando l'aereo, la forza di attrito dovuta alla resistenza dell'aria è un'espressione del tipo una costante per la velocità al quadrato. Ok? Cioè, più velocemente va l'aereo, più resistenza incontra. E nel regime di velocità in cui si muovono gli aeroplani, la forza va come V quadro. Se la velocità fosse più bassa, normalmente F è proporzionale a V. Si tratta di una forza di attrito che l'aria oppone al moto di tipo viscoso. Quando mi muovo in un fluido incontro l'attrito viscoso. D'altro canto, questo è inevitabile perché se non ci fosse l'aria, l'aereo non volerebbe. Ok? Nelle condizioni in cui l'aereo vola, questo coefficiente dipende dal tipo di aereo, della sua forma, della sua aerodinamica, ci vale 6,1 per 10 alla meno 3 kg fratto metro. Calcola il valore della velocità dell'aereo in quell'istante nel quale la potenza sviluppata dal motore è di 150 kW. Ok? Possiamo utilizzare la definizione appena vista, cioè la relazione vista prima di potenza istantanea. La potenza è il prodotto tra la forza per la velocità. Qui in questo caso è la forza sviluppata dal motore. Ma la forza sviluppata dal motore, se l'aereo viaggia a una certa velocità, è quella sufficiente a vincere la resistenza. Quindi la forza di resistenza dell'attrito viscoso è la forza sviluppata dal motore, dalle eliche del motore, hanno lo stesso valore anche se hanno direzioni e versi opposti. Quindi sostituisco alla forza F il valore legato alla forza di attrito viscoso, che è CV quadro, e ottengo che la potenza istantanea è il coefficiente di attrito C per la velocità alla terza. Posso invertire questa relazione perché conosco tutte le grandezze, conosco P, conosco C, mi manca V. Quindi divido la potenza, diviso il coefficiente C e prendo la radice cubica, scusate. E ottengo che la velocità dell'aereo è 290 metri al secondo, o se preferite 1047 km orari.
troppo, quindi la potenza istantanea, Forza per velocità. P. sì, ma si scrive come la potenza, P. non di tipo, no. maiuscola. In realtà in fisica P ha tanti significati, però in questo caso diciamo che lo indichiamo come potenza. Riassumiamo quanto visto finora. Abbiamo visto la definizione di lavoro come prodotto scalare tra forza e spostamento, se la forza è costante, il concetto di energia cinetica, un mezzo della massa per velocità al quadrato, la relazione molto importante tra lavoro ed energia, qualunque forza agisca su un oggetto, il lavoro svolto dalla forza è la variazione dell'energia cinetica di quell'oggetto, il concetto di potenza, che è il rapporto tra il lavoro svolto diviso il tempo impiegato per svolgerlo, quindi si misura in joule frattosecondi, e la relazione tra la potenza sviluppata, la forza applicata e la velocità dell'oggetto. Ok? Ci sono domande? No, allora per oggi ci fermiamo qui.